l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Raga, iniziate a guardare subito questo scherzo. Della Space Family. Bene, sono qui in cucina perché Vale è appena uscito fuori che deve tagliare il prato e colgo questo momento per dirvi una cosa molto importante. Scusatemi, ho sempre paura che spunta. Fatemi controllare. Ok, questo video è uno scherzo mega galattico per Vale. Allora, qualche giorno fa abbiamo avuto dei problemini con delle rane, ok? In giardino. E Vale ne è rimasto traumatizzato, praticamente ci si sono formate delle rane in giardino e Vale ogni sera sentiva questo cra, cra, cra. E dopo aver visto, pensate tutto questo, dopo aver visto una puntata di Mr. Bean che io ho guardato da piccola e che mi ha traumatizzato, l'ho fatta vedere a Vale e da quel giorno ha paura, una paura fottuta delle rane. Ora vi faccio vedere qual è. Pensa della fatalità, dopo aver visto questo cartone, che Vale l'ha traumatizzato probabilmente tanto, la sera dopo, anzi due sere dopo, ci si sono formati dei rospi e delle rane in giardino, ok? Tutte le sere sentivamo questo qua, qua, e lui pensava al cartone e tremava dalla paura, raga, veramente l'ha traumatizzato. È un cartone semplice, ma veramente l'ha traumatizzato, ve lo giuro. E se non lo conoscete, andate a vedere questo episodio, dopo ovviamente aver finito questo video. Praticamente ho in mente uno scherzo per Vale a tema rane. Ho comprato su Amazon delle rane piccole e un rospo gigante, ok, proprio reale, ora ve lo mostro se non mi vede. Guardate, lui è lì che sta tagliando il prato. Parlo mentre non mi vede. Questo qui è il rospo gigante che ho comprato. Guardate, è pure squiscioso, è morbido e praticamente è super reale. E un'altra cosa ho comprato. Ho comprato anche tantissime bustine di queste rane piccole. Ok, finisco di dirvelo qua perché ho paura che mi senta di là. Praticamente l'intento è farlo svegliare oppure fargli, devo ancora capire bene, comunque come andrà l'andazzo poi lo vedrete ovviamente in questo video, e o lo faccio svegliare domani mattina con tutte le rane sul letto e il rospone gigante davanti, oppure mi inventerò qualcosa per farglielo oggi, lo scherzo, non lo so. Però comunque, entro stasera o domani mattina, questo è lo scherzo che voglio fare per Vale. Adesso ci penso un attimo e vi faccio sapere. Ok, no, ci ho ragionato sopra. Praticamente è impossibile farlo domani mattina perché se Martino sveglia me, sveglia anche Vale. Ovviamente non lo sentiamo, quindi è impossibile, ok? Però ho ragionato su un fatto. Dato che a lui l'ha traumatizzato il fatto che gli si sono formati dentro al bagno, quindi praticamente hanno devastato la casa, io posizionerò la telecamera davanti all'entrata della porta del bagno e gliele metterò tutte intorno con il rospone dentro la vasca e voglio vedere la sua reazione, perché raga, cioè praticamente cioè, quell'episodio l'ha veramente traumatizzato. Ogni volta mi dice: io ho paura di uscire in giardino, io ora mi uccide, mentre editerà sto video mi ucciderà. Ovviamente non è un fifone, no. Però comunque ha una fottuta paura delle rane da quando ha visto l'episodio di Mr. Bean. E pensate, casualità, ci si sono formate in giardino due settimane dopo. Quindi, raga, oggi gli ho parlato un po' di più delle rane per fargli rivenire quel pippino della paura e gli ho fatto rivedere anche un episodio prendendolo in giro. Quindi lui non si aspetta niente, raga, niente. Però ho finito. Voglio sistemare tutte le rane prima che entra. Ha due caricabatterie per il taglierba, quindi un po' ci vorrà. E adesso andrò a sistemare sia il telefono che questa telecamera in bagno e sistemerò tutte le rane. Quindi aspettiamo solamente che lui vada in bagno. Speriamo si sbrighi. Comunque sta facendo un video proprio davanti alla finestra del bagno. Mamma mia. Appena uscito a portare Martino con il passeggino, io ho detto: vai, fagli fare un giretto, fallo svagare un po'. Lui mi fa: ma ho fatto adesso il prato, vai.
è uscito, è andato col passeggino e adesso io prenderò il rospo e lo metterò dentro il water, così lui quando dovrà aprire, quando aprirà la tavoletta, se lo troverà davanti, sarà troppo divertente. Spero che riuscirò a metterci anche la telecamera perché sarà ancora più figo. Guardate le mie ciabatte comunque, quanto sono fighe. Fighissime. Ah, escono le mie dita fuori dalla bocca dei pesci. Farà effetto? Madonna raga. Secondo me si prenderà un colpo. Oh, io ci provo, se i scherzi miei non vengono, che vi devo dire? Speriamo che questo esce. Più ho comprato anche tante rane piccole, però non so, non saprei proprio dove metterle. Perché se lui le vede fuori, poi praticamente scopre tutto. Invece solo il rospo lì magari fa più effetto. Quindi non lo so. Oh mio Dio. Madonna, perché so, io sono certa che ha l'ansia dei rospi, quindi sono certa che sarà bellissimo, sto scherzo. Mi sa che sta facendo una storia fuori. Comunque, a parte il rospo lì dentro, ho piazzato una telecamera anche qua, col mio telefono, che lo riprende lì, e questa qui io la metterò qui dentro, così lui lo prende anche di faccia. Così, così, sì. Aspetta, devo fare una prova. Ho paura che se vede la telecamera non si prende il colpo. Eccolo là. Mettendo una vita per andare in bagno, adesso si è sdraiato sul letto, non capisco quando deve fare la pipì. Quando la fai la pipì? Comunque, vado a riposizionare la telecamera. Raga, sto perdendo le speranze, sono le 5 e Valentino ancora non è andato a fare né pipì né l'altra cosina. Come fa? Come fa a trattenerla così tanto? Vabbè. Vi aggiornerò quando Vale andrà in bagno. Niente raga, lui ancora non va in bagno, sto aspettando. È come se non dovessi mai fare la pipì adesso, oggi proprio niente pipì. Comunque adesso sto giocando con Martino, devo aspettare. Ho tolto anche il telefono perché se non lo vede e vede anche la telecamera, quindi cercherò di metterlo un po' prima oppure arrivare io col telefono. Non lo so, in qualche modo devo fare raga. Niente raga, non si muove, ho posizionato il telefono in un'altra maniera sperando che riesco a riprendere perché la telecamera mi si spegne ogni tot, non so perché. Quindi onde evitare, provo a farlo solo col telefono. Vediamo cosa uscirà fuori. Abbassato le allora le non andare in bagno da tre ore che non bagno. Di là non sta più registrato perché mi sa che l'ho beccato. Oh, mi sono preso in faccia. Allora sono tre ore che non vai in bagno e io ho detto con la scusa buttami la pasta di mamma dentro. Spaventato, sono saltato. Sì, ma vai, ho urlato come una femmina. Sì, capito, ma sembra vera. Oddio santo, no, prego, ti prego, dai ragni, no, per ragni. No, ti prego.
una. Toccala! Pesantissimo. E il bello è che l'ho presa super reale. C'è anche morbida, tocca, senti quanto è morbida. Ah, mi sembra vera, mi fa schifo, ti giuro. Cra, cra. Posso andare a buttare veramente? No. No? No. Gary, ti hai trattato male. Posso dire ufficialmente che giocando sulla tua paura ho vinto uno scherzo. Ho vinto palesemente uno scherzo. Avevo capito che stavi facendo qualcosa. Sì, però... Però avevo abbassato le armi perché stavo controllando in giro, c'erano le telecamere. Ho visto la telecamera qua. Mm-hmm. E quindi ho detto, boh, si è arresa. Guarda che urlo hai fatto. Oh, mi sono preso malissimo, ti giuro. Ho il terrore, mi sono spaventato. Ma ho pure fatto vedere il perché c'è il terrore del coso di Mr. Bean. Ah, per cosa Mr. Bean... Spaventato, hai vinto. No, veramente, ti giuro. Sono voglio rivedermi la clip. Madonna mia, fa paurissima sta rana. Giuro. Mi sembrava reale. Non lo so perché il mio cervello in quel momento ha collegato. Ma quindi tu che mi avevi detto delle che c'è stata. Certo, l'ho preparato psicologicamente. È uno scherzo, certo. Poi mi hai detto come sono andati nelle fogne la rana. Esatto, era tutta una cosa preparatoria psicologica, hai capito? Mi sono spaventato tantissimo. Ma ti stai rivedendo il video? Sì, perché mi sono spaventato tantissimo. Raga, non potete immaginare quanto sono felice, perché è da questa mattina che stavo pensando. Dico, io devo giocare sulla sua paura più grande, ok? E tra le sue paure più grandi ci stanno le rane, perché oltretutto, come vi ho già spiegato poco tempo fa, ci sono state... Figura di merda. Oddio, ma perché hai urlato così, amore? Mi sono spaventato davvero. Perché ho già intenzione che stesse per accadermi qualcosa. Mamma mia. Oddio, è stato bellissimo. Oddio. Guarda. Non immaginate quanto sono contenta. Io sto scoppiando. Guarda, no, vabbè. No, vabbè, raga. Cioè, mi sembra un sogno. Cioè, possiamo ci sono riuscita. Via, veramente questo. No, c'è ancora mille. C'è ancora mille. Ho paura delle rane. Hai capito che ho paura delle rane? Mi fa un paura. Sti esseri del cacchio con gli occhi qua. Ha gli occhi qua la pappagoccia che sei tu. Sì, ma diglielo che ti ho fatto vedere anche l'episodio oggi. Sì, esatto, quell'episodio là mi ha traumatizzato. Ma dove la stai mettendo? Fuori, mo. Dai, veramente. No, lasciamolo fuori. Dai! La mettiamo qua in memoria delle rane che erano nella piscina. Ma è fatta benissimo, me la sono fatta mia dall'America. Il giorno stesso che abbiamo saputo delle rane in piscina. Sì. Tu mi hai dato la cosa di Mamo, non mi ha, cioè dentro il gabinetto. Ecco, mi hai fregato. No, dentro il gabinetto non avrei mai pensato. No. No. E perché quell'urlo da femmina? Cioè, sembra talmente strano che sembra finto. Perché ero tranquillo. No, avevo l'attenzione che mi potesse succedere qualcosa, ma poi ero tranquillo del fatto che non succedeva niente perché non c'erano telecamere. Mi sono guardato proprio intorno. Non ho visto telecamere. Ma il telefono era dietro. Non l'ho visto. E sai che ho fatto? Non l'ho visto. Ho tolto la cover rosa così non era visibile all'occhio. È perché è bianco e si è mimetizzato con la doccia bianca. Esatto. No. E ho cambiato anche la cosa della telecamera lì. Ho messo il telefono dall'altra parte io. Brava. Non l'ho messo dove era la telecamera. Ho detto non devi dare. Brava. Comunque ufficiale, sono terrorizzato dai rospi. Sei? Terrorizzato dai rospi, ufficiale. Ma sarà quel cartone di Mr. Bean? No, mi fanno paura. Non lo so, mi fanno paura. Quindi l'idea del rospo dentro il water era bello? Brava. No, veramente brava. Lo scherzo comunque è riuscito perché sono saltata in aria, ce l'hai fatta. Gary, vabbè. Qui con noi che chiuderà lui il video. Questo scherzo è riuscito. Questo scherzo al 100%, per la prima volta è riuscito davvero. Al mille per mille. Sono saltato in aria, metterò la mia clip che salta in aria mille volte a rallenti. Fatto ma una figuraccia. Ma dammi l'urlo, mi sembra una cosa esagerata. Perché l'urlo è vero, cioè quando ho paura urlo così.
come urli quando ha paura. Comunque. Ma tu sei maschio. Come devo urlare? Urlo così, sono spaventato. Comunque, ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Mancavano i miei scherzi, eh? Non mi sono arresa e ce l'ho fatta. Brava. Ce l'ho fatta. Brava, che schifo i rospi. Guarda come vola Gary, guarda come vola Gary. Gary, believe I can fly. No, 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 no. Gary, rimani qua, guardaci. Guardaci da qua, Gary. È talmente reale, hai visto? È pure morbido, eh. Che brutta. Guarda. Che brutta. Crack. Crack.